Ciao, benvenuto in questo aiuto. Scusami, faccio un po' di casino con le videate. Benvenuto in questo nuovo video. Siamo all'esercizio numero 42 del metodo Easy Slap. Di Easy qua c'è abbastanza poco, come hai potuto notare, però siamo già all'esercizio 40, quindi ne abbiamo già fatte. I miei metodi sono molto progressivi, quindi siamo partiti veramente dalle basi per piano piano andare su. In questo capitolo parlavamo di machine gun. Nei primi due esercizi abbiamo lavorato più sulla tecnica per tirare fuori questa machine gun e capire da cosa è formata. Poi il difficile resta sempre quello di applicarla alle cose che si suonano, quindi mischiarlo con le altre figurazioni, cosa che facciamo in questo esercizio numero 42 che puoi vedere anche qua. Qua in basso abbiamo l'esercizio con la tablatura dove è scritto e sopra utilizzo una batteria online molto comoda. Se ti può servire, vai sul mio sito, io condivido tutte le batterie. Qua puoi scegliere tu la velocità, scegliere un po' di cose, volendo anche scriverti tu la linea di batteria per accompagnarti al meglio. Penso sia uno strumento molto molto utile. GrooveScribe, la prendo da GrooveScribe. Allora, veniamo all'esercizio. Partiamo con un Mi a vuoto in thumb. Poi abbiamo questa machine gun, in cui, dicevamo prima, la machine gun abbiamo una terzina di sedicesimi, in cui suoniamo una nota reale che è il Mi a vuoto iniziale, e poi facciamo due ghost note molto ravvicinate, una fatta con la mano sinistra e una fatta con la mano destra. Quella fatta con la mano sinistra viene denominata H-hammer, è una ghost fatta in hammer, mentre quella destra invece è un thumb. Va a finire questa machine gun sulla nota Mi strappata sulla corda di La tasto 7. Questa è una cosa abbastanza difficile, perché strappare normalmente il pluck viene fatto sul Re, sul Sol, un po' meno sulle corde Mi e La, perché sono più grosse e sono più difficili da strappare. Però è una tecnica, ad esempio, che utilizza molto Marcus Miller. E ha un suono comunque molto bello, lo strappato è diverso dal thumb, lo strappato sulla corda di La o di Mi. Allora, quindi qua facciamo quindi il Mi lungo, la machine gun con il Mi strappato e poi andiamo a cadere sul terzo quarto su un Re suonato in thumb. Scusa, adesso non te l'ho fatta sentire benissimo. Benissimo, dopo che ho suonato questo Re, sposto la mano e vado a fare un pluck con un hammer-on tra la nota Re e Mi. È più un'acciaccatura, quindi non si deve sentire tanto questo Re, non è così, ma è più ravvicinata. Infatti viene scritta piccolina fuori dai quattro quarti normali. Devo cadere sul Mi nel battere del. Nella seconda battuta abbiamo di nuovo la machine gun in Mi che va a finire su un Re acuto. Ok, 1, 1, 2, 3 e poi finiamo sullo strappato Re acuto. Poi mettiamo un altro strappato sul Mi. In seguito un altro strappato, abbiamo ben tre strappati di fila, tre pluck, quindi fai attenzione, in cui suoniamo il Re che va in hammer sul Mi. In seguito, questo cliché che abbiamo già visto diverse volte all'interno del metodo, in cui facciamo Re Mi strappato, Sol La, Sol, scusami, La Si fatto in thumb, fatto quindi sul tasto 7-9. Dopo usiamo le due ghost, una col thumb sulla corda di Re e una col pluck sulla corda di Sol, per spostare la mano e andare sul Sol che colpiremo in thumb. Ultimo quarto della seconda battuta. Come al solito consiglio, se hai difficoltà, estrapola il movimento che devi fare, quindi prendi ad esempio gli ultimi due quarti e anche il levare
della seconda pulsazione e fai solo quello. Finché vedi che il movimento è perfetto, meccanizzato e pulito con la mano destra, perché è lì anche il grosso della difficoltà. In seguito vai a confrontare con una batteria se hai tenuto anche conto ritmicamente del tempo in maniera giusta. La batteria, così come il metronomo, ci dice se l'abbiamo interpretato in maniera giusta o sbagliata. Quindi la batteria è sempre molto importante, perché sono i nostri punti di riferimento. Noi possiamo studiare un esercizio, ma magari è completamente fuori tempo. Quindi attenzione alla lettura ritmica. E qua in questa fase la lettura ritmica è già abbastanza difficile, quindi ci serve uno strumento che ci aiuti a dire, a vedere se stiamo facendo giusto o sbagliato. Andiamo a provare quindi a metterlo con la batteria, magari metto questo in primo piano, così riesci a seguire sia la parte che anche quello che suono. E poi, se vuoi, suonarlo con me. 2, 3 e 4. Questo era l'esercizio numero 42, ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se ti piace il mio lavoro, se apprezzi questi tipi di video, mi raccomando, scrivilo sotto in un commento, lascia un bel like, vai a vedere sul mio sito le informazioni sui metodi che scrivo, e vedrai che ci sono tante informazioni che secondo me possono tornare utili a qualunque bassista. Grazie, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto.